Questi oggetti non sono quello che potrebbero sembrare a una prima osservazione superficiale. Qualcuno gradisce un cioccolatino? Queste sono fotografie. Sono state stampate su carta baritata e sono il frutto di un lavoro di ricerca fotografica che ho svolto ormai più di 30 anni fa. Si tratta di oggetti fotografici che rappresentano, e a questo punto direi quasi sono, oggetti reali. Si è trattato di uscire dall'idea della fotografia bidimensionale per realizzare qualcosa che potesse essere toccato, che avesse corpo, e quindi diventasse qualcosa che si potesse confondere con l'oggetto tradizionale più di quanto accade normalmente con una fotografia. Queste carte possono essere tranquillamente utilizzate per giocare. Qui ci sono dei contenitori per pellicola fotografica analogica, pacchetti di sigarette e la lattina di una nota bevanda gassata. Tutte fotografie. Sono fotografie realizzate prendendo l'oggetto originale, tagliandolo, smontandolo e spianandolo. L'oggetto viene fotografato ortogonalmente in tutte le sue parti e poi si procede alla stampa dei fotogrammi che sono serviti per disassemblare la vista dell'oggetto. Con le forbici si ritaglia e poi si ricompone l'oggetto. Questo tipo di lavoro viene molto bene naturalmente con gli oggetti che sono dei contenitori e che comunque possono essere disassemblati e fotografati spianandoli. L'effetto direi che è abbastanza efficace, tant'è che queste fotografie sono state esposte in una mostra fotografica itinerante in giro per l'Italia e a un certo punto è accaduto che un visitatore abbia preso dal tavolo una di queste scatole di sigarette per utilizzarla come portacenere, come talvolta accade quando non si ha a portata di mano un portacenere tradizionale. Questo mi ha fatto molto piacere perché significava che l'idea ha funzionato e che sono riuscito a cercare di aumentare la confusione tra oggetto fotografico e oggetto fotografato, tra realtà e la sua rappresentazione, uscendo dallo schema della rappresentazione bidimensionale che caratterizza la fotografia.